troppo tecnico, parla degli articoli, No. queste cose qua, insomma. Ma vabbè, comunque. Sì, stanno portando veramente già con quello che succede prima di entrare, perché poi ma, giustamente a gente che magari non viene allo stadio e la vede in televisione non lo vive. Adesso ultimamente dopo il derby entrare allo stadio ci si mette tantissimo perché è in corso Io, dei ieri controlli. sono stato l'obiettivo principale delle forze Ti hanno dell'ordine. levato pure le scarpe? Sì, lo comunica il signor Misteri che non c'era. Con il Milan mi ha dovuto togliere dalle mani il Calabria e Non ieri sono solo lui, veramente. attenzione. Ok, non ricordo. Perché il Calabria si è centrato su di te, mentre noi eravamo più che altro attenti all'altra parte. Tu non lo potevi Ah, notare in quel momento. ok. No, e ieri solo perché ieri c'è stata un po' più di fila, forse triplicata rispetto alle altre partite. Quando sono arrivato al cordone ho detto facciamo veloci ragazzi perché dietro c'è pieno di gente, sennò la partita inizia. Lei si mette là e si tolga le scarpe. E questa è stata... Quindi... Ma l'importante è che t'hanno ridate, non è che stavi scalzo, No, mo ma io la non me ne sono preoccupazione accorto. mia non è che cosa trovavano, perché io poi, mi conoscete, sono molto pulito. Era il calzino bucato, non ricordavo se ce l'avevo. Tutto qua. Beh, capita la figuraccia, vedi? Esatto. Beh, dai, prendiamola a ride, tanto che dobbiamo fare. Devono farci stare a casa, ma tanto non ci riusciranno mai. Ok, Andrea, Assolutamente. grazie. L'ultima domanda, come l'abbiamo fatta a Max e a Carlo, la vogliamo riservare anche a te, salutandoti e ricordando l'appuntamento a lunedì prossimo. Coppa Dopo me la Italia o faccio però c'è? una pure io, eh? Allora, Una falla prima pure te, poi te la faccio io, vai. io. Allora, no, più che una domanda è una valutazione che però mi può rispondere solo Gianfranco perché era presente ieri. Lo continuo a sottolineare. Diciamo il nuovo trend del pre-partita. Ieri Marco ci siamo spostati causa freddo in un locale chiuso, non so se si può fare pubblicità No, o no. evitiamo. Ok, no, Diciamo solo noto infatti. locale al In un chiuso. locale chiuso dove siamo ben accolti, dove Trattano bene. ci trattano in maniera esemplare, io mi accingo per dare una mano. Sì, ieri è Sì, una. è stata, a parte il risultato negativo, però io penso sia un'esperienza da ripetere, Sì, credo, eh? Non una so il tuo giudizio. bella. Sei stato molto bravo, nel senso, visto che conosci pure il proprietario, quindi a un certo punto ci ha servito pure lui, ci siamo trovati molto Sì. bene, insomma. Sì, assolutamente, da ripetere, sono d'accordo. Perfetto, sì. Anche perché devo conquistare la carriera, quindi sono Ah, beh, poi mi appunto. sembra che il nostro amico Daniele abbia gradito, pure oggi ti ha fatto i complimenti su WhatsApp, quindi ne dovresti essere Sì. fiero. L'ho letto e so. A volte ritornano i complimenti. Vai con la domanda, Prima Marco. di salutarti, rinnovo il saluto e ti ringrazio per l'intervento. Coppa Italia o Champions? Pronto? Pronto? Hai sentito la domanda? Sì, l'ho sentita. No, dato che un percorso di crescita che è quello nostro, non credo che siamo in questo momento pronti per andare in Champions, sia a livello societario, sia a livello di squadra, sia a livello di mentalità. E poi, tornate un attimo indietro con la mente, vi dà più adrenalina, tira fuori una pallina della Champions ad agosto quando fanno i sorteggi, o l'adrenalina di andare ad affrontare una finale, per di più in casa, Io e giocarsi il trofeo. A me solo il pensiero mi fa scegliere la Coppa Italia. pure io sono molto pratico, preferisco mettere un trofeo in bacheca se proprio se fosse così facile, magari Sì, bastasse una poi domanda. se, logico, in questo momento, se poi invece parliamo di una squadra di quella che vi avevo detto prima, degli anni 2001, con quella rosa, e allora si punta ad andare in Champions e giocarsi le nostre possibilità. Ma in Vabbè, sì. questo momento non siamo pronti per andare in Champions, giustamente perché stiamo crescendo, stiamo inserendo 4-5 giovani alla volta e forse se nessuno riesce a smontare questo castello, forse tra 2 anni ci si diverte. In Beh, questo sì. momento
tutta la vita in finale. Lazio-Sampdoria e Lazio-Roma penso che abbiano, confermino questa mia idea. Non so se eravate presenti. No, noi le vediamo in televisione solitamente, quindi perché fa freddo, non troviamo parcheggio, queste cose qua. Ma vi avevo capito. No, le vediamo in televisione. Diciamo che un'idea io ce l'ho avuta quest'anno, perché siccome le ultime finali di Coppa Italia, perché prima di quella che abbiamo vinto col Milan, avevamo vinto solo una nel 58, quindi quella col Milan è stato l'inizio poi di una serie di vittorie in Coppa Italia. Abbiamo fatto tutte finali, abbiamo fatto col Milan la finale, l'abbiamo fatta con la Juventus, una l'abbiamo fatta con la Roma, una con la Sampdoria, una l'abbiamo fatta con l'Inter, che era l'anno dello scudetto, e manca la Fiorentina, quindi la finale di quest'anno non può essere altro che Lazio-Fiorentina, matematico. Ma quindi l'abbiamo vinte tutte noi. E quello è il problema, io c'ho paura. Mi sembra di sì. Io ho paura della finale apposta per quello, perché siamo veramente una delle squadre peggiori da incontrare su una finale, perché abbiamo una percentuale da... abbiamo perso, a parte mi pare una finale solo nel 63 con la Fiorentina di Coppa Italia, e ora andremo a cercare meglio. L'altro soltanto in Supercoppa, in qualsiasi competizione, nella Coppa Italia. Purtroppo no, abbiamo quella di Parigi. Una cocente, sì, quella di Parigi. Però se tu vai a vedere in proporzioni, non c'è sta storia, cioè siamo in netto vantaggio, e questa è una cosa che mi spaventa. Però no, poi è sempre meglio farle, poi vinci, perdi, è meglio farla, proviamoci, insomma, no? Ma sì, ma l'allenamento, ma puoi mettere andare a bere lì a quel posto, tutti insieme, ma che appuntamento alle 10 del mattino, come con le scorte da casa, come al solito quando ci sono partite importanti. Una nota tecnica su, poi ve lascio, sulla Coppa Italia, perché lui, l'ospite di prima, parlava arrivando in finale si va in Europa, ma facendo una finale disgraziatamente si perde con il Napoli, Juve-Napoli, Juve-Napoli vanno in Champions, chi va in Europa? Non credo si liberi il posto. Procedono con la classifica. Però è diventato obbligatorio quest'anno. Attenzione. Non credo che basti, perché allora adesso già lo saremmo, perché... Sì. No, aspetta, chi c'è? La Fiorentina... Ho messo in difficoltà. No, aspetta, sì, ti leggo la classifica. È abbastanza complesso come ragionamento. Io credo solo in finale si liberi il posto. Se arrivano finale due squadre che poi già sono qualificate per la Champions, non liberino il posto per le squadre che sono arrivate in semifinale in Coppa Italia. Perdonami Gianfranco, comunque il campionato italiano deve presentare almeno due, mi pare, o tre squadre. No, tre squadre in Europa League, quindi in questo momento sarebbero Fiorentina e Sampdoria. Se la Juventus e Napoli andassero in finale, si libererebbe il sesto posto. Ragionamento l'ho capito, però vanno a scalare nella classifica. E infatti la Lazio è sesto. Esatto, non è che vanno a prendere quelle che stanno facendo semifinali. Con la classifica. Ok, ci siamo, sì. L'unica cosa sarebbe interessante, poi concludo Andrea, qualora un'italiana vincesse l'Europa League quest'anno. Perché vincendo l'Europa League, andrebbero in Champions League. Quindi magari lo stesso ragionamento potremmo fare per il quarto posto. Basterebbe il quarto posto per andare in Champions League? Chi vince l'Europa League va in automatico in Champions. Esattamente. Da quest'anno, eh? Vabbè, ma il quarto posto che c'entra? Ci va in Europa perché mettiamo caso la vincesse il Napoli? O la Roma. O anche la Roma, chiaramente è una provocazione, non ce la cureremo mai, però potremmo anche beneficiare di questa cosa. Senza parlare di chi vince e chi non vince, facciamo che non vince nessuno, le prime tre vanno in Champions, facciamo riferimento al mese, all'anno scorso, tre in Champions, in Europa League quante erano? Tre. Perfetto. Se non ho sentito male, chi vince la Coppa Italia va in Europa. Sì. In Europa League. Esatto. Perfetto, quindi diventano 4. No. Quest'anno, considera quest'anno. Sono due più la terza. C'erano Inter, c'era il Chievo, c'era la Coppa Italia, Inter, Torino e Fiorentina quest'anno. No, vanno due e il Chievo. Ah, quindi elimina una delle tre. Vanno in questo caso Fiorentina e Sampdoria che sono a 35 e il Chievo Verona. Momento altissimo radiofonico questo che sta non ci dormo stanotte, mi sembra, non lo so, mo vedemo sta cosa bellissima, sì. Va bene, diamo notizie aggiornate agli ascoltatori in Champions e più là. Sono d'accordo pure io sulla vittoria della Coppa Italia. Grazie Andrea per essere stato con noi pure stasera.
E allora ci vediamo lunedì di persona qua in studio. Buona serata. Lunedì e buona settimana a tutti. Ok, ciao Andrea, forza Lazio. Sempre, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ben ritrovati qui al Nido delle Aquile, fase conclusiva di questa trasmissione dopo questi bei due lunghi collegamenti, ringraziando Max Morgante, Carlo Cotticelli e Andrea Sberna, che ci ha promesso come più volte di venire in trasmissione da noi già da lunedì prossimo, quindi vi invito ad ascoltarci anche la prossima settimana, visto che avremo questa nuova voce in più dalla diretta. Rinnovo la nostra attenzione a partecipare insieme a noi in questa trasmissione tramite le nostre pagine Facebook Il Nido delle Aquile e la pagina Twitter @ Nido delle Aquile. Iniziamo finalmente ad avere anche qualche vostro messaggio, in attesa che comunque ringrazio tutti coloro che ci stanno ascoltando, che ancora non hanno avuto il piacere di intervenire in diretta con noi, però ringrazio Andrea Repetti, Daniela Pitolli, Manuela Misseri e tanti altri nostri ascoltatori. Ringrazio anche Augusto Derrigo, che comunque ci ha scritto dicendoci che secondo lui la situazione non è così semplice, e secondo lui ci sarebbe stato bisogno di uno sforzo in fase di mercato a gennaio, e appunto ha detto che lui avrebbe comunque fatto uno sforzo per una punta e ne aveva bisogno urgente. Quindi grazie Augusto, ne abbiamo parlato anche
più e più volte anche noi, che comunque bisognava intervenire nel mercato.